I grandi yacht sono opere dell'uomo che meritano ammirazione per la loro bellezza, per la loro maestosità. Oggi vedremo un capolavoro, un prodotto realizzato da un cantiere italiano, Custom Line, la Navetta 37. Salire a bordo di un super yacht di questo livello è come visitare contemporaneamente una mostra d'arte e un'esposizione di tecnologia. Tutto ciò che vedete e tutto ciò che non vedete sotto questa livrea, nascosto sotto questi arredi, è superlativo. Custom Line è uno dei marchi di Ferretti Group, che celebra il suo 20° anniversario con questa nuova ammiraglia semidislocante, la più grande mai costruita dal cantiere. Navetta 37 è lunga 37 metri e 4 centimetri e ha una larghezza massima di 8 metri. Siamo ansiosi di vedere gli interni, ma non possiamo trascurare gli aspetti tecnici. La carena semiplanante ha un bulbo prodiero, come quello delle grandi navi, che serve per migliorare l'efficienza. Le linee e le forme sono opera dello studio Zuccon International Project e del Comitato Strategico di Prodotto di Ferretti Group, dove è presente, tra gli altri, l'ingegner Piero Ferrari. In effetti, Navetta 37 e Ferrari hanno sicuramente qualcosa in comune. Per esempio, coloro che possono permettersele. È affascinante ed elegante, ma è anche grande e forte come una nave. La parte prodiera dello scafo si eleva sino al primo ponte sopra quello di coperta. Immaginate quali onde posso affrontare e guardate come questo scafo caratterizza la linea dell'intera imbarcazione. Una delle nuove frontiere del lusso è il silenzio, sempre più raro da trovare. Non sentire le vibrazioni e il rumore dei generatori e dei motori è la sfida di molti costruttori e Custom Line l'ha affrontata con soluzioni speciali, come ad esempio il giunto elastico sulle linee di trasmissione. Sotto il parquet la pavimentazione è flottante, cioè elastica, così non trasmette le vibrazioni e il rumore. C'è un altro fattore molto importante su yacht di qualsiasi dimensione ed è la stabilità. Persino il nuovissimo Rivamare, un delizioso motoscafo di 12 metri allo stabilizzatore giroscopico. Qua sono presenti due tipi di pinne stabilizzatrici, quelle underway e quelle zero speed, per tenere la barca stabile sia in navigazione sia durante la sosta alla fonda. In realtà questa carena a spigolo e chiglia profonda offre di per sé un buon contrasto al rollio e l'effetto qui sul ponte più alto è ancora più evidente. Siamo scesi in sala macchine, siamo proprio in mezzo ai due motori MTU M72 da 1200 cavalli che spingono la Navetta 37. Qui, durante la navigazione, il rumore è assordante. Per comandarla ci sono 5 monitor, di cui 2 touchscreen. Su quello principale, più evidente perché proprio sotto l'orizzonte, in questo momento abbiamo riportato i principali dati dei motori e poi una telecamera che sorveglia la sala macchine. Sul monitor di destra invece il radar in funzione e su quello di sinistra la mappa. Qui davanti ai miei occhi i monitor che sorvegliano i motori e ci indicano tutte le loro funzioni, i consumi, la percentuale di carico, il numero di giri e molto altro ancora. Ad esempio questo indica come si stanno spostando le pinne underway per stabilizzare lo scafo anche durante la navigazione. Per la Navetta 37 si possono scegliere ben 5 diverse motorizzazioni, dai Manda 1400 cavalli sino ai Caterpillar C32 da 1825, ma per questa prima unità sono stati adottati 2 MTU M72 da 1200 cavalli. In questo momento stiamo navigando a 6 nodi e il consumo è di 10 litri ora per ciascun motore. Davvero pochissimo considerata la dimensione di questa unità.
Ecco la dimostrazione del grande lavoro di insonorizzazione che è stato compiuto su questo super yacht. Meno di 50 dBA in timoneria alla velocità di 10 nodi. Qui al posto di governo c'è un'atmosfera ovattata, silenziosa, che permette proprio di focalizzare l'attenzione sulla navigazione, sugli strumenti, sui motori. Nel Golfo di La Spezia oggi, anche grazie alle favorevoli condizioni, c'è un po' di traffico, ma la reattività al timone di questa navetta è così straordinaria che non mi impensieriscono affatto le altre navi, e neanche quelle a vela. In questo momento stiamo navigando a 10 nodi e i motori sono a 1400 giri minuto. Il consumo è di circa 116 litri ora, praticamente lo stesso consumo che potremmo avere su un gommone di 10 metri con due fuoribordo da 150 cavalli. Certo, il gommone magari andrebbe a 40 nodi, 4 volte più veloce, ma questa unità pesa 100 volte di più. Siamo usciti in mare aperto e qui le onde sono decisamente alte, ma non si sentono. L'oscillazione dello scafo è minima e in ogni caso è sempre morbido. Siamo saliti a una velocità di quasi 14 nodi, però anche il consumo è salito. Ora siamo intorno ai 300 litri ora totali. I motori che stiamo utilizzando sono dei depotenziati e quindi possono essere tenuti al loro massimo regime, 2250 giri minuto, anche continuativamente. Questa è quindi la massima velocità, ma potrebbe essere anche l'andatura di crociera. Oltre 15 nodi, 15 nodi e mezzo, una punta di 15 nodi e 7 ho visto. E a questo regime il consumo è di 200 litri ora per ciascuna unità, ma il carico che stanno sopportando è di circa l'85%. Ecco perché possiamo tenerli anche a questo regime per un lungo trasferimento. Cos'è cambiato in termini di comfort per chi è al comando, ma anche per gli ospiti? 55 dBA, non è cambiato quasi nulla. Qui c'è sempre silenzio. Fa impressione pilotare una navetta di 37 metri. Però sentendo che reagisce così bene al timone, uno si sente subito più sicuro. Ho dato 10 gradi di barra. Guardate con quale rapidità sta virando. E adesso andremo a controllare il raggio. Intanto ci mettiamo col mare al traverso. Ci sono onde alte quasi 2 metri. Eppure la barca non rolla. Ecco, guardate. Stiamo chiudendo il raggio di virata. Sono meno di 100 metri di diametro. Questo è il rumore nella cabina armatoriale in navigazione alla massima velocità. È l'ambiente più silenzioso della nave. Navetta 37 ha il sistema di infotainment VOTIS, che condensa in un unico supporto i telecomandi dei dispositivi di bordo e della domotica di tutti gli ambienti. Ma gli spettacoli da vedere sono altri. Però Porto Venere è di là. Il fatto è che questa cartolina potete ammirarla da quattro livelli diversi: dalla beach area, dal pozzetto, dal primo ponte e dall'ultimo fly. Nel salone interno c'è un living per 12 persone e una zona pranzo con tavolo di cristallo e 8 sedie. Gli arredi sono di molteni e poltrona Frau. Porte vetrate automatiche si aprono sui camminamenti.
A prua c'è l'appartamento dell'armatore. All'ingresso un vano dedicato al piacere di leggere con vista sul mare. Sulle auto ci sono i finestrini. Questa è una nave e quindi proporzionatamente ha i finestroni apribili. Là c'è il mare, ma anche nella libreria c'è il mare. Questo è noce spazzolato a mano, di notevole pregio. L'armatoriale è una suite wide body, degna di un mega yacht. Nella camera matrimoniale il contrasto di materiali e colori ha un ruolo importante per il design. Questo rivestimento è di Nabuc e qui è stato microforato perché dietro ci sono gli altoparlanti. L'allestimento è completato a dritta da una dormeuse custom made in tessuto chiaro e a sinistra da un mobile a murata con vanity e puff di pelle. Il bagno ha due accessi indipendenti e allestito sia con la vasca che con la doccia. Il marmo color grafite è il materiale che più lo caratterizza. Le cabine ospiti sono quattro, tutte ben illuminate dalle vetrate a scafo, fra le più grandi per questa categoria di navi. Le due suite di poppa presentano identici allestimenti, con letto matrimoniale separabile, mobile basso con doppia zona beauty, bagno privato e guardaroba. Verso prua una terza suite e una cabina con due letti singoli e una cuccetta a pullman. La zona equipaggio per marinai e hostess si trova a prua ed è suddivisa in tre cabine con letti a castello, ognuna con bagno privato. Poi c'è la dinette, la zona landry e diversi vani storage. Il comandante ha la cabina con bagno privato comunicante con la plancia. Il salone sul ponte di comando è un accogliente lounge sul mare con grande divano a C. La zona pranzo è all'esterno ed è riparata dal fly. Si può immaginare nulla di più bello, di più grande, su un 37 metri. Guardate questa terrazza affacciata sul mare e che stile, con i pali di carbonio e un tendalino con il tessuto delle vele. Sotto il prendisole di prua è nascosto un garage per tender o moto d'acqua. Il Fly è un ponte dedicato al relax, coperto da un aerodinamico hardtop, sostenuto solo da montanti laterali che sembrano abbracciare il ponte. A poppa tre lettini completi di tavolini. A dritta si trova il living col sofà e coffee table e a sinistra è allestita la zona per i cocktail. A prua ci si può tuffare nella vasca idromassaggio o rilassarsi sul grande prendisole. Il sistema brevettato Dual Mode Transom permette di movimentare il portellone del garage verso l'alto e verso il basso, agevolando le operazioni tecniche e creando una beach area esterna. Questa innovazione, presente in tutti gli ultimi custom line, offre su una vetta 37 spazi ancora maggiori. Tutto questo può interessarvi? Sì, ma sapete quanto costa? Sì, però le ricchezze non contano, il vero lusso è il tempo. Certo, il tempo di navigare su uno yacht come questo.